Salve, vuoi sapere quali sono le spese ammesse a contributo del 65% per il bando INAIL 2? Segui questo video. Buongiorno, sono Fabio Centurioni, fondatore del sito contributiregione.it. Oggi parleremo delle spese ammissibili per essere finanziate con il contributo dell'INAIL fino al 65% a fondo perduto. Parte subito l'intervista con l'esperto del bando INAIL. E oggi parleremo proprio del bando più importante che c'è in Italia in questo periodo, che è quello dell'INAIL, che permette un contributo a fondo perduto per l'acquisto di una serie di cose. Vediamo subito di che cosa finanzia, qual è l'aspetto principale di questo bando. Buongiorno Maurizio. Innanzitutto Maurizio Duranti è un super esperto di questo tipo di bandi perché è praticamente dal 1991 che ti 91, sì. occupi di finanza agevolata, bandi regionali, Sì, nazionali nazionali, e regionali. europei anche. E in particolare il bando di cui stiamo trattando, dell'INAIL per la sostituzione dei macchinari e attrezzature, è uno di quei bandi che è abbastanza regolare perché a cadenza annuale. Quali sono le imprese che possono accedere a questo bando? Beh, diciamo, il bando è abbastanza ampio, diciamo, come tipologia di attività ammissibili, in quanto ricomprende tutte le piccole e medie imprese, tutte le imprese, anche le grandi in questo caso. E anche se viene data una priorità alla piccola impresa in termini di assegnazione dei punteggi, che poi sono gli elementi fondamentali che incidono Ecco, quando si parla di piccola impresa parliamo sia della la ditta individuale, per esempio, è compresa? Le ditta individuale compresa, e sono società di persone, società di anche se ci lavorano persone, solamente due o i tre soci fondatori? Ecco, sì, anche se non hanno dipendenti, quindi diciamo sono operativi solo i soci. questo è molto importante, che non è un bando che prevede che l'azienda abbia assunto dei dipendenti. No, e non dà nemmeno priorità, diciamo, a chi poi si impegna ad effettuare assunzioni, diciamo, questo è un elemento che non incide. Perfetto, e fino a un massimo di quanti dipendenti? C'è un limite massimo? No, il limite massimo non c'è, diciamo, però diventa importante nel momento in cui si va a fare, diciamo, il primo tipo di valutazione di ammissibilità dei progetti, perché per poter partecipare al bando la regola stabilita da quest'anno, perché è stata modificata rispetto alle due versioni precedenti, è che bisogna raggiungere un punteggio minimo di 120 punti per poter Ecco. inviare la domanda. Operativamente vediamo proprio quali sono i punti salienti di questo bando a fondo perduto per le imprese. Allora, abbiamo appurato che tutte le imprese quindi possono accedere, non ci sono distinzioni tra imprese commerciali, artigianali, industriali, non c'è un limite massimo al numero dei dipendenti, non c'è un limite minimo. No. E quali sono le spese principali che finanzia? Dunque, a livello di spese, diciamo, essendo un bando, diciamo, proposto dall'INAIL, ovviamente quello che interessa all'INAIL è migliorare gli ambienti di lavoro dal punto di vista della salute e sicurezza dei lavoratori. Quindi qualsiasi tipologia di spesa che possa riguardare macchinari, attrezzature, sistemi di protezione, macchinari, acquisto di macchinari nuovi usati, inserimento di macchinari in aggiunta al ciclo produttivo attuale, oppure sostituzione di, diciamo, di macchinari già in produzione con diciamo, versioni aggiornate dello stesso Sì. macchinario. Tutte queste tipologie di investimenti qua sono tutte finanziabili, purché migliorino gli ambienti di lavoro dal punto di vista della salute e sicurezza. E il miglioramento deve essere di un solo fattore di rischio o di insomma, un elemento che genera qualche problema dal punto di vista diciamo, della salute e sicurezza dei lavoratori, che sia già evidenziato però nel documento di valutazione del rischio o nell'autocertificazione che l'azienda, a seconda dei casi, deve comunque avere per essere in regola con le normative Ecco, in materia. per fare proprio degli esempi concreti, un'azienda per esempio che nel settore della lavorazione del legno, qual è per esempio il settore che può aspirare? A sostituzione di macchinari, ma solo sostituzione di macchinari, Diciamo, attrezzature? la sostituzione di macchinari e attrezzature è quella, diciamo, la casistica dove è più facile che ci sia questo elemento migliorativo delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori, ma non è l'unica, perché anche l'inserimento di un ulteriore macchinario nella produzione può determinare un miglioramento dell'ambiente di lavoro. Faccio un esempio pratico che ci è capitato in alcuni casi, cioè un'azienda che, inserendo un nuovo macchinario in azienda, automatizza una fase di lavoro che prima veniva svolta manualmente,
È probabile, poi va visto caso per caso ovviamente, è probabile però che automatizzando una fase di lavoro si elimini magari l'onere per alcuni dipendenti di movimentare manualmente dei carichi e quindi ad esempio avere delle posture incongrue, avere diciamo, dei problemi alla spina dorsale per sollevamento Esatto, di pesi. anche se si Sì. elimina un piccolo passaggio del ciclo produttivo, che elimina per esempio una lavorazione manuale in meno per l'operaio, quello può essere giustificato, una giustificazione sufficiente per poter accedere a questo Esatto, bando. sì. Purché che sia, questo sia un rischio o comunque diciamo, una situazione che può generare diciamo, Sì. problemi nella salute e nella sicurezza dei lavoratori, che sia un problema effettivamente effettivo dell'azienda, quindi deve essere un Sì. problema evidenziato nel DVR o Esatto. nell'autocertificazione. Quindi ad esempio anche non solo i macchinari, ma anche quelli che aiutano a carico-scarico del magazzino. Sì, oppure anche l'introduzione di sistemi di protezione dei macchinari, cioè un impianto di produzione che magari non ha le opportune barriere di accesso, oppure non ha la fotocellula per diciamo, Sì. bloccare il funzionamento in caso in cui un operatore si avvicini troppo al macchinario, ecco, che questi interventi qua sono ammissibili. Bene, se ti è stato utile questo video, non perderti la mia prossima email che ti arriverà, perché spiegherò in un video chi sono le imprese che non possono accedere ai contributi, ossia chi non può partecipare al bando INAIL del 65% a fondo perduto. Arrivederci al terzo video.